abbiamo acquisito degli elementi ormai quasi certi nei confronti di Muscolini Sauro, dopo ovviamente aver scremato tutti le situazioni, tutti i sospettati. Quindi indirizzando su di lui le indagini, abbiamo lavorato in modo che potesse cadere in errore. Potesse cadere in errore non perché sapessimo che possedeva ancora l'arma del delitto, comunque speravamo che commettesse un errore e che si scoprisse. Infatti è stato così, la nostra pressione, l'azione di pressing che è stata esercitata su tutto l'ambiente della tossicodipendenza di Tolentino, in cui pensavamo fosse maturato il delitto, e ha portato appunto a far commettere un errore al Muscolini, tant'è che ieri lo abbiamo scoperto, sorpreso appunto, con l'arma del delitto e gli indumenti che indossava al momento del delitto. Comunque continua a negare? Certo, ovviamente nega, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ora si trova a Montacuto e sarà interrogato dal magistrato in sede di convalida, dal GIP, nei prossimi giorni, si pensa entro martedì, e vedremo poi gli ulteriori sviluppi dalle dichiarazioni che farà. Si cerca di chiarire anche il movente, la pista è legata alla droga? Il movente ancora non siamo riusciti a scoprirlo. La droga, che sia legato alla droga, abbiamo dei dubbi, anche se l'ambiente in cui è maturato è quello, l'ambiente della tossicodipendenza. La vittima era tossicodipendente di un tipo di droga, mentre il Muscolini fa uso di un altro tipo di droga, quindi non avevano interessi comuni sulla tipologia di droga, però ecco. Questo è l'ambiente, è quello, il contesto è quello. Vedremo gli sviluppi a seguito dell'interrogatorio. Escludete comunque fin da ora la presenza di altri complici? Sì, questo sì, possiamo escluderlo.